RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia. Buongiorno Edoardo Maruca e Simona Gambaro. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questa mattina ne parlavamo proprio pochi minuti fa. Naturalmente parliamo e riparliamo e riparliamo e riparliamo ancora di scosse telluriche. Lo facciamo proprio perché in relazione a quanto accaduto nel corso di queste ultime giornate si è riaccesa una frizione emotiva importante, in effetti mai mitigata da quando appunto qualche mese fa accadde tutto quello che, di cui sappiamo ad Amatrice e nelle zone limitrofe. Però ieri ancora una volta è stata alimentata questa paura, peraltro giustificata. Si è letto di tutto, in questi giorni si è letto di tutto. Naturalmente ci sono alcuni giornali, magari anche radio e televisioni, che hanno già degli articoli pronti: la prevenzione, le fondamenta, le case antisismiche, come sistemare gli armadi. Però nel corso di questi ultimi periodi sta prendendo piede un'altra discussione, quella che tutti i mali provengono, o comunque tutti i pericoli, o gran parte dei pericoli per il meridione, possano provenire dal vulcano Marsili. Mm-hmm. Questo vulcano Marsili è un, correggetemi se sbaglio ragazzi, un vulcano sottomarino in attività, e di questo ne parliamo proprio con Carlo Tanzi, responsabile della Protezione Civile Calabrese. Tanzi, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. E niente, questo vulcano Marsili che è diventata la causa di tutte le preoccupazioni dei calabresi. Allora, chiariamo un aspetto importante: i terremoti sono originati solo dalle faglie, non dai vulcani. I vulcani non originano terremoti, originano solamente eruzioni marine, sottomarine in questo caso, oppure terrestri come nel caso dell'Etna o come nel caso del Vesuvio. Allora, il Marsili è uno dei tanti vulcani sottomarini che ci stanno nel Mar Tirreno. Esatto. E questo è particolarmente vicino alle coste calabresi. È attivo, ma blandamente attivo. Diciamo che nella scala dei tempi geologici è molto più facile fare un 6 al superenalotto che possa eruttare il vulcano Marsili nell'arco di qualche centinaia di anni. Insomma, certo. Questo è grosso modo il dato statistico. Questo riferito anche all'ultima scossa, dice lei, ovviamente. L'ultima scossa sì. Non c'entra niente, non c'entra perché nulla, il vulcano Marsili è profondo 3,5 km. L'ipocentro di questa scossa era profonda 500 km e non è dovuta al Marsili, ma è dovuta al fatto che l'Africa, no, la placca africana scende sotto quella europea, sotto l'Europa, e quindi questa placca che si inflette e scende giù a profondità di circa 500 km si è rotta lungo una faglia molto molto profonda, certo, e ha dato origine a questo terremoto che nulla c'entra col vulcano Marsili. Okay. Quindi eliminiamo dalla testa dei calabresi il terrore del Marsili. Lasciatelo in pace, poverino. Il terrore dei calabresi sta lì. Altro. Esatto. Quale? Non il Marsili, devono essere le faglie che attraversano tutta longitudinalmente tutta la regione. Terrore in senso buono, ecco, la paura deve essere motivata dalla presenza di queste paglie, partono dal Pollino, no? Attraversano la Valle del Crati, la Spezia di Catanzaro, tutta la catena delle serre dell'Astromonte, arrivano fino in Sicilia orientale. Ecco, attraversano in superficie, non in sott'acqua, almeno per gran parte, a parte lo stretto, un piccolo tratto dove le paglie sono sott'acqua. Sì. Però il vulcano Marsili con i terremoti non c'entra niente, quindi togliamoci dalla mente questo concetto, questo diciamo assunto. Ecco, la questione, come abbiamo visto, io sono tornato stanotte da Rieti, ho partecipato ieri alla DICOMAC, al tavolo col capo dipartimento della Protezione Civile, in qualità di membro della Commissione Speciale della Protezione Civile Nazionale. Sì. Ecco, lì il problema è stato, ieri mattina si è temuto davvero tanto, perché una di queste faglie che attraversano anche l'Appennino si è attivata ieri mattina intorno alle 8:20 più o meno, e ha determinato un terremoto di magnitudo 6.5, che negli ultimi 100 anni è il secondo terremoto per magnitudo più violento che ha colpito la nostra penisola. Ecco, il terremoto non ha fatto danni perché nella zona epicentrale c'erano pochi abitati, quindi le onde sismiche vicine all'epicentro hanno investito zone, poche case, insomma, che sono
crollate, per fortuna non ci sono stati danni, anche perché molte di quelle zone opportunamente erano state fatte già evacuate, sgomberare, sì, dal, certo, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, che sta compiendo davvero un lavoro immane, che sicuramente per la sua condotta ha salvato migliaia di vite umane, proprio per questo suo, diciamo, per questa sua efficacia negli interventi, nella gestione dell'emergenza. Anzi, io volevo chiederle una cosa. Volevo chiederle una cosa, alla luce di quanto accaduto, pare che in Italia, insomma, in altri paesi ovviamente si ragiona in modo diverso, in Italia lo sappiamo come si ragiona, questo non è un dato di fatto, almeno sulla prevenzione, però sembra davvero che in Italia si aspetti si attribuisca il terremoto ad una fatalità, come dire, non succede perché non succede, ma se succede poi vediamo. Ecco, invece forse dovremmo un attimino interrogarci e pensare di più a fare prevenzione. Lei ha ovviamente sottolineato questo aspetto molto in modo molto crudo, no? Perché sennò la gente poi non capisce. Se le faglie calabresi o italiane si sono mosse in passato, è matematico e scientifico che si muoveranno anche in futuro. Non sappiamo quando, però sappiamo che si muoveranno. Quindi se il terremoto c'è stato in passato, ci sarà pure in futuro. Ci sarà in Italia, ci sarà in Calabria. Sì. Ecco, quindi noi ci dobbiamo, sapendo che il terremoto prima o poi arriverà, ci dobbiamo preparare al terremoto, costruendo le case in modo adeguato, cioè capaci di resistere ai terremoti. E chi ha costruito case abusive deve essere terrorizzato dal terremoto. Sì. Dobbiamo avviare anche questa cultura. Certo. L'abusivismo uccide, è chiaro, a parte uccidere la bellezza del paesaggio, uccide le persone che si trovano nelle case, anche attraverso i piani di emergenza. Che poi praticamente altro non sono, lo dico in modo molto banale. Sì, anche perché abbiamo visto in occasione degli ultimi terremoti, no, in Italia centrale, le persone ammassate in determinate aree d'emergenza. Sì. Ecco, i soccorsi arrivano in quelle aree, no? Quindi sì, se c'è un forte terremoto, gli elicotteri, le ambulanze, eccetera, per soccorrere le persone, arrivano in quelle aree. Se i comuni quelle aree non ce le comunicano, i soccorsi dove vanno? Non arriverebbero, ci sarebbe, certo, un caos totale nell'organizzazione dei soccorsi, che si aggiungerebbe al danno prodotto dai crolli degli edifici. Forse sarebbe ancora più, diciamo, sicuramente sarebbe molto più amplificato il dottor Tanzi. Noi dobbiamo, grazie, salutarla per ovvi motivi di tempo, però insomma torneremo certamente a disturbarla, nonostante il suo frenetico lavoro, per approfondire altri aspetti di questo nostro territorio che dovrebbe essere un attimino più salvaguardato. Grazie, mi faccio passare mille il termine, perché se vi posso permettere, la protezione civile, anche quella che stiamo facendo stamattina, è cultura. Certo. Deve cambiare la cultura dei calabresi rispetto alla fatalità delle calamità naturali. Esatto. Speriamo bene. Grazie mille. Buon lavoro. Buona giornata. Grazie. Buongiorno. Buona giornata, grazie.